Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo qui nel giardino dei frati minori cappuccini con Padre Marcellino Iasenzaniro, che con le sue testimonianze, la missione di salvare le anime, ci racconta tante storie. Tra queste abbiamo scelto quelle in modo particolare che andavano a mettere in risalto un messaggio chiaro che dava Padre Pio, cioè c'è da osservare che il penitente che riceveva un richiamo forte da Padre Pio a volte percepiva all'istante la bruttezza dello stato della sua anima in peccato e la gravità dell'offesa recata a Dio con una vita senza regole morali. E quindi si sentiva in quel momento compungere il cuore. Un signore che si poteva considerare un buon cristiano, una volta durante il lavoro ebbe un'espressione forte, bestemmia, contro Dio. Ci rimase molto male perché non gli era mai capitato, ma purtroppo gli uscì fuori quella bestemmia. Dopo qualche anno andò a confessarsi da Padre Pio, ma non accennò a questa colpa che lui aveva ormai dimenticato. Dopo l'accusa dei peccati, Padre Pio gli chiese se avesse altro da aggiungere. Alla risposta negativa, subito, Padre Pio, vai a chiedere perdono a Dio per l'offesa che gli hai arrecato, bestemmiando il suo nome santo. Il poveretto si allontanò dal confessionale piangendo per il dolore di quel peccato che non si ripresentò mai più nella sua vita. Altra situazione, Umberto di Morcone aveva sentito parlare in famiglia di Padre Pio ed era sorto in lui questo desiderio, la voglia di conoscerlo. Venne qui a San Giovanni Rotondo, si accostò al confessionale di Padre Pio, dove accoglieva i penitenti, e allora subito gli disse: vai a messa la domenica? Siamo in confessione. Qualche volta, rispose Umberto. E subito Padre Pio: e che vivi nel deserto? Poi aggiunse: vai a messa e poi torna. Umberto aveva all'incirca tra i 24 e i 25 anni, si alzò disinvolto dall'inginocchiatoio, senza fare una piega, quasi con indifferenza, infilò il corridoio del chiostro verso l'uscita del convento. Ma appena si ritrovò sul piccolo piazzale, qui dinanzi della chiesetta antica, scoppiò in un pianto dirotto. E lui attesta, andiamo sul virgolettato: ho sentito dentro di aver mancato a qualcosa di grave. Poi, una volta a casa, ho cominciato ad andare a messa tutte le domeniche. Posso assicurare che fino a questo momento non ho più mancato in tutta la mia vita di partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia nei giorni festivi. Naturalmente, dopo qualche mese, sono tornato da Padre Pio, al quale mi sentivo ormai tanto legato.